Oggi parliamo di cos'è la carie dentale, come diagnosticarla, come curarla e soprattutto come prevenirla. Quando mastichiamo, ristagni di cibo possono restare a livello dei solchi dentali. Ciò determina un'aggressione da parte dei batteri contenuti nella nostra bocca. Batteri che tra loro si aggregano, formano placca, successivamente, se non rimossi attraverso lo spazzolamento, si trasformano in tartaro e iniziano a produrre sostanze acide che iniziano a disgregare lo smalto e quindi a creare un buco nel dente. Lo smalto è il tessuto più duro del corpo umano. Il processo carioso inizia nello smalto a livello anche interprossimale, ossia tra un dente e l'altro, non solo a livello occlusale. Penetra, giunge in dentina e il dente inizia a far male a stimoli termici caldo e freddo. Se il dente non viene curato, la polpa muore e i prodotti di necrosi, ossia delle tossine batteriche, fuoriescono dalla radice e inizia a formarsi un granuloma. Il granuloma, poi, se non trattato, va a determinare un ascesso e quindi avremo un gonfiore e soprattutto dolore alla masticazione. Vediamo un processo carioso che viene poi curato, rimosso e successivamente ricostruito con del materiale estetico. Qualora il dente fosse particolarmente compromesso, viene ricoperto e protetto con una capsula. Ora vi mostrerò alcuni casi clinici. Vediamo un dente che presenta una carie che viene mostrata con del tessuto nero a livello occlusale, ossia la parte masticante. Viene rimosso, quindi viene fatto un buco e guardate l'estensione che abbiamo in dentina. Viene completamente rimosso e successivamente ricostruito con materiali estetici, i quali ci permettono direttamente in bocca di ricostruire perfettamente il dente, al punto di non sapere qual è il dente che era cariato. Vediamo il prima e il dopo. Vi mostro ora il caso dove abbiamo un processo carioso interdentale, ossia fra due denti. Si presenta sempre di colore nero. Viene rimosso, trattato, quindi andiamo ad avere tessuto sano, privo di carie. E successivamente ricostruito dando corretti punti di contatto. Vediamo il prima e il dopo. A volte, quando il dente è particolarmente cariato e quindi è particolarmente distrutto, possiamo anche utilizzare il laboratorio odontotecnico, ossia far ricostruire la parte del dente mancante in laboratorio. Vediamo che viene rimosso il processo carioso, vengono prese le impronte, viene colato un modello in gesso sul quale viene ricostruito questa parte mancante che prende il nome di intarsio e viene poi cementato. Vediamo il prima e vediamo il dopo. In alcuni casi abbiamo delle vecchie otturazioni in amalgama, ossia otturazioni grigie, che presentano delle infiltrazioni, non sigillano più e quindi al di sotto di questa otturazione abbiamo un importante processo carioso che, se non trattato, va in polpa e quindi, anche se presenta già un'otturazione, si può cariare e aver male. Viene rimosso, arriviamo ad avere tessuto sano, quindi tessuto duro, e viene poi ricostruito sempre con materiali altamente estetici. Osserviamo il prima con l'amalgama e il dopo. Ma vediamo ora come è possibile prevenire la carie. Al bimbo, sin da piccolo, è importante somministrare del fluoro e attorno ai 6-8 anni è importante portarlo dal dentista, il quale applicherà direttamente sui denti il fluoro. Attorno ai 6 anni spunta il primo dente molare e sappiamo bene che i bimbi non spazzolano correttamente i denti o non hanno molta volontà di spazzolarli e per evitare che si formi carie viene applicata una resina a livello dei solchi dentali. Questo permette una miglior pulizia dei denti e quindi evitare che si formi della carie. Come avete visto, cari telespettatori, diventa importante prevenire la carie e iniziare sin da piccoli a fare i controlli e curarsi per evitare da adulti di avere mal di denti. Ora vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata.